Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi regà, unboxing. Come ben sapete, nel mio ultimo acquisto non sono stato tanto fortunato. Vi parlo della tastiera. Come ben sapete, io ho questa tastiera, ragazzi, da 10 euro dei cinesi e mi sono rotto. A questo punto premetto, raga, io non gioco da PC, quindi me lo posso permettere, perché se dovessi giocare da PC sta tastiera manco po' cazzo. Comunque sia, torniamo al punto. Il punto è, l'ho comprata, si è persa nella spedizione e non è mai arrivata. Mi hanno rimborsato, ne ho comprata un'altra. A quel punto è arrivata rotta, ragazzi. Una volta che è arrivata praticamente rotta, l'ho rimandata indietro, mi hanno rimborsato e ne ho comprata un'altra. A sto giro ci ho aggiunto qualcosina in più, ragazzi, di soldi, quindi siamo sui 50 euro, poco meno, raga. Ma la tastiera dovrebbe essere una buona tastiera, quindi non ci incischiamo. Partiamo con l'unboxing di questa tastiera, ragazzi. Link in descrizione se vi piace e ve la volete comprare. Quindi transition, regà, e partiamo da questa schermata. Spostiamo il microfono così vedete meglio. Questa tastiera non ci servirà più, quindi via. E partiamo con questo, regà. Allora, il pacco Amazon, come al solito. Andiamo ad aprirlo, andiamo a scarnificare tutto bene il pacco. E la tastiera, regà, si presenterà in questa maniera. Allora, già, raga, vediamo che è da gaming. C'ha il tasto shift grosso. No, a parte gli scherzi, raga. La scatola, ecco, in questa maniera qua. C'erano di vari colori, ragazzi. Se guardate, io ho scelto questo qua bianco e verde, mi piaceva di più. Comunque sia, vi voglio dire, da scatola già mi sembra di buona fattura. E già tante volte da confezione capiamo se il pacco potrebbe essere carino o no, perché effettivamente l'altra tastiera mi è arrivata in un pacco color cartone, senza nome, senza niente. Cioè, boh, non si sa da dove arrivasse. Apriamo la scatola, ragazzi, e vi faccio vedere come è la tastiera. Allora, dentro vediamo praticamente l'imballaggio in questa maniera, ragazzi, e deve essere già una cosa positiva, perché abbiamo il pluriball come i bambini. Schiacciamo, vabbè, basta. Andiamo per esclusione. Abbiamo all'interno, ragazzi, la protezione per la tastiera in polistirolo. Sai che questo affare va a proteggere la tastiera in modo tale da non rovinare la tastiera nel trasporto, eccetera. E questa è una cosa buona, già ci fa capire che la tastiera deve essere di buona qualità. Quindi torniamo sulla tastiera, ragazzi. Andiamo a levare magari questi cosini qua, che non ce ne frega niente. Tornato qua, via. Tornato qua di nuovo, via, via. E ragazzi, in questo caso abbiamo la tastiera con la bustina. Tiriamo fuori la tastiera, che, ragazzi, è pesante. È veramente pesante. Confronto le solite tastiere dei China che ho sempre avuto, raga, questa pesa 7,5 kg. Veramente, ve lo giuro, raga, è assurda. È veramente però bella, raga, è bella, è piccina. Il layout è inglese. Raga, ho preso il layout inglese perché? Perché effettivamente tastiere di questo prezzo, con layout italiano, magari con delle lucine, RGB, eccetera, non c'è quasi nulla. E quel poco che c'è fa schifo. Proprio ho testato, l'ho comprato e non è arrivato, è arrivato rotto. Questo adesso andremo a vedere se è uno scam o no. Però così, a primo acchito, raga, a me mi sembra una buona tastiera. All'attacco USB-C, raga. USB-C, finalmente mi sono ricordato come cazzarola si chiama, con il suo cavo all'interno, ragazzi. Abbiamo anche il cazzillo per togliere i tasti. Perché, raga? Perché questa è una tastiera meccanica. Adesso leviamo la scatola, whoop, e vi faccio vedere effettivamente che questa è una tastiera meccanica, ragazzi. Come possiamo vedere, abbiamo le varie regolazioni. Ora vedremo io come me la voglio, bella alta così. Bella. Sentite il feedback? Sentite? Bellissimo. C'è un sound? Bellissimo. Sì, 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 sì. Questo, raga, dovrebbe servire per togliere i tasti. Quindi se noi prendiamo un tasto tipo uno che non userò mai, così se no si rompe, non mi girano le balle. Si schiaccia così, regà, vedete? Poi in teoria dovremmo tirare e sbada bam, regà, avremmo tolto. Dov'è la webcam qua? Effettivamente, raga, è meccanica. Possiamo cambiare i tasti, ma non credo possiamo cambiare gli switch, raga, perché questi switch qua, se non sbaglio, sono saldati.
però a noi non ce ne frega un ripostare. Quindi ragazzi, no, non so più dove guardare, c'è una webcam qua, una... Vabbè, a questo punto la andiamo a collegare e vediamo un pochettino com'è. Allora, dovremmo andare a collegare, raga, questo cavetto qua maledetto, che è l'USB-C. Vediamo quanto è lungo, penso sia una metrata, dovrebbe bastarci, raga. Perché ho saputo che questi cavetti hanno una cosa abbastanza standard, nel senso, non devono superare una certa lunghezza, perché sennò non fanno più il loro lavoro come si deve. Non la sapevo questa cosa, raga, ed è importante. Allora, siccome io ho ora una presina USB qua vicino, non mi sto a distruggere il cavo completamente, invece l'ho già fatto. Attacchiamo, ragazzi, qua, come potete vedere, l'USB-C. Andiamo ad attaccare la tastiera al computer. Accendiamo... Oh, raga, ma è una bomba, ma è bellissima, è proprio bella, raga, è proprio una bella tastiera. Allora, come si cambia il colore di questo affare, raga? Non ne ho idea, sinceramente. Quindi, raga, a questo punto sono riuscito a capire come accendere e spegnere tutte le lucine e vi faccio vedere, perché è veramente assurdo ed è comodissima sta cosa, raga, veramente, guardate bene. Allora, mi scuso ancora per la qualità, ragazzi, della mia webcam, ma comunque sia, se noi schiacciamo FN e 1, raga, avremo acceso le tre frecce e WASD. Quindi se siamo al buio, ragazzi, vediamo se posso simularvelo un pochettino meglio, così dovreste riuscire a capire. Abbiamo queste tre accese e queste qua, raga, è veramente assurdo, ma forse vedete meglio così, vediamo. Poi se noi schiacciamo FN, che è questo, ragazzi, e 2, si accenderà, porca miseria, ho aperto il menu. Se noi schiacciamo FN e 2, raga, vedete? O si accende tutta o rimane accesa solo questa parte, quella per il gaming, ragazzi, ed è veramente una bomba. Poi con F3, se schiacciamo sempre FN e F3, avremo questa, avremo tutta la tastiera e avremo, se no, ragazzi, solo questo lato, oppure tutto quanto. È una figata, con FN e i vari numeri riusciamo a decidere come volere la tastiera. A me, per esempio, ragazzi, se devo giocare mi verrebbe bene questo, perché io non sono tanto abituato, raga, quindi mi viene bene, perché se mi dimentico, do un occhio, so che sono sempre qua sulla posizione. Poi c'ha lo shift bello largo e quindi funziona benissimo. Proverò questa tastiera e vi farò sapere. Quindi, raga, allora, il feedback della tastiera, così a primo impatto, sembra molto carino. Calcoliamo che io sto usando lo switch, raga, per usare mouse e tastiera sia su PC che su console, quindi un minimo di delay, qualche millisecondo di delay ce lo avrà per forza, ragazzi. Il fatto che secondo me invece è veramente reattiva, cioè non posso provarli su Fortnite, perché raga, piuttosto che giocare a Fortnite io mi taglio la testa, però per l'uso che devo farne io, nel senso, per non gioco competitive, gioco per divertirmi a sti giochini, raga, quindi va più che bene, è reattiva. Consiglio ovviamente, se volete giocare competitive, raga, di inserirla direttamente o al PC o alla console e non usare i sdoppiatori, però secondo me all'uso va veramente bene. Anche il sound ci sta di brutto, raga, e niente. Finalmente devo dire, un ottimo acquisto, qualità prezzo, raga, fantastico. Il mouse purtroppo è quello che è, raga, prenderò anche quello prossimamente, quindi vedremo un pochettino cosa vi proporrò a basso prezzo, come sempre. Quindi, ragazzi, accendiamo la luce, se no non mi vedete. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like se vi è piaciuto, se vi interessa questa tastiera, ragazzi, link in descrizione, e alla prossima. Bella, ragazzi.